Enzo Tortora, una ferita italiana, è il titolo del docufilm che viene ora proposto al Napoli Film Festival. Bruna Fattenotte. È chiaro che se voi lo condannerete, sarà stata commessa una enorme ingiustizia. Titolo Enzo Tortora, sottotitolo Una ferita italiana. 60 minuti per ripercorrere a 31 anni dall'arresto e dalla conseguente gogna mediatica un calvario divenuto esemplare. Continua il percorso tra le rassegne cinematografiche del docufilm firmato da Ambrogio Crespi. Nuova tappa il Napoli Film Festival. Nella città dove si consuma il processo scorre la ricostruzione della terribile vicenda con documenti d'epoca, testimonianze e lettere inedite. Un errore giudiziario. Tortora, da uomo di televisione amato e seguito, ad affiliato alla camorra, come lo definisce il pubblico ministero su accusa di sedicenti pentiti. L'umiliazione e l'arresto finché il castello accusatorio cade miseramente con la soluzione piena. Un lavoro cessato, una salute minata, una famiglia immersa nella disperazione. Credo che sia molto difficile dire vale tanto, vale. Credo che sia incalcolabile, credo che sia irrisarcibile questo danno. Un caso drammatico che ha stimolato un dibattito sulla giustizia e sul pentitismo ancora oggi aperto.